Ciao a tutti, qui SuperLupin777 e benvenuti in questa nuova parte di Pocket Tuesday, la serie dove andremo a svolgere lotte su Pokémon Showdown con Pokémon stretti a caso qui su Random Pokémon Generator. Da quanto non dicevo questa frase, che bellezza. Ora con i Pokémon di Alola, infatti è la prima partita che faremo in settima generazione. Piccola premessa, non so veramente nulla, ma davvero zero, delle lotte in singolo perché non ho mai provato a lottare in singolo con i Pokémon di settima gen, quindi lo scopriremo insieme nel corso del nostro percorso, diciamo, qui su Pocket Tuesday e credo anche su Potere agli Iscritti perché penso di lottare in singolo anche con quello. Comunque, generiamo i 6 Pokémon che saranno i combattenti di oggi. Ed eccoli qui. Abbiamo Inkay, Pupitar, Carracosta, Litwick, Onage e Credili. Nessun Pokémon di nuova gen, quindi vediamo cosa riusciamo a far saltare fuori da questo team. Ok, eccoci qua. Ho partorito un team che è veramente qualcosa di orribile. Comunque sia, dovremmo essere nella tier più bassa, credo. Sembrerebbe che RU è la tier più bassa. Vabbè, prima dei Little Cup, ma nei Little Cup non possiamo starci. Comunque sia, correggetemi se sbaglio, perché veramente questa è la primissima volta che gioco in singolo. Quindi potrei, in settima generazione, naturalmente. Quindi potrei dire cazzate su cazzate, correggetemi se ne sapete più di me. Comunque abbiamo Inkay, James, con Level Condensa, abilità Contrary, che è in versione in italiano se non sbaglio. Mosse, Superpower, Knock Off, Destiny Bond e Trick Room. Quindi se vogliamo possiamo addirittura settare la Trick Room, che potrebbe essermi utile vedendo il resto del mio team. 248 in HP, 8 in attacco, 252 in difesa speciale, natura Careful, per difesa speciale, meno attacco speciale. Naturalmente, per chi ancora non lo sapesse, Pocket Tuesday, come potete vedere, si gioca di ignoranza. Questi team vengono fatti in poco più di 5 minuti, 5-10 minuti, e sono fatti giusto per divertirci un po'. Pupa, Pupitar con Evol Condensa, abilità Shed Skin, muta, mosse Steltro, quindi Levito Roccia, Tossina, Riposo e Terremoto, 88 in HP, 252 in difesa, 168 in difesa speciale, natura Careful, più difesa speciale, meno attacco speciale. Genio, Carracosta con Weakness Policy, abilità Sturdy, quindi vigore, mosse acqua getto, pietra taglio, getta guscio e liquidation, che non mi ricordo come diavolo si chiama in italiano. 252 V in attacco, altrettanti in velocità, sì, e 4 in difesa speciale. Mi ha un attimo confuso vedere attacco speciale e difesa speciale scritte su due linee diverse. Natura decisa, più attacco meno attacco speciale. Hell, Litwick, Conchise Specs, abilità Infiltrator. Questo Pokémon può fare qualcosa soltanto se riesco a settare la Trick Room. Mosse, fuoco bomba, Shadow Ball, quindi palla ombra, energy palla e psichico. 252 V in HP, 252 in attacco speciale, 4 in velocità. Un altro caso in cui potrebbe fare qualcosa è nel caso in cui l'avversario fosse bloccato in una mossa di tipo normale da qualche scarto, da qualche Choice Band, Choice Packs, insomma, avete capito, qualche strumento Choice. Excalibur, il nostro Honedge con Evol Condensa, anch'esso. Sono 32 i Pokémon con Evol Condensa, ma non posso fare altrimenti. Guardate un po' che team è uscito. Abilità nullo difesa, mosse Danza Spada, Furtivo Ombra, Secret Sword e Gyro Ball. 248 in HP, 8 in attacco, 252 in difesa speciale, natura Sassi, quindi più difesa speciale, meno velocità. Uno dei pochi attaccanti fisici, speciali, scusate, ne abbiamo due, è il nostro Credilel con Assault Vest, abilità Storm Drain, quindi acqua scolo, mosse Giga Assorbimento, Geoforza, Fango Bomba e Brine, che è acqua di sale, sì. 248 in HP, 8 in difesa, 252 in attacco speciale, natura sicura, quindi più difesa meno attacco, e direi che ci possiamo vedere con le lotte. Ok, ho provato questo team e vi dirò che se prima sembrava fare schifo soltanto guardandolo, fa più schifo giocandolo, e quindi è veramente problematica come situazione. Comunque, possibile lead avversario direi Jolteon. Direi anche che potrebbe essere quello Steelix, forse? Non ne ho idea. Non ne ho idea se potrebbe essere anche Steelix il lead avversario. Fatto sta che Pupa la vedo abbastanza bene. Vedo abbastanza bene la mia Pupa. Per favore. Ok, Kecleon da parte avversaria. Kecleon non dovrebbe essere un grosso problema, a meno che l'avversario non abbia dalla sua cose strane. Grass Knot. E invece l'avversario è un grossissimo problema perché mi shotta brutalmente. Va bene, l'importante è mettersi d'accordo fin da subito. Mandiamo quindi in campo il mio James e vediamo quello che può andare a fare. Andiamo per il Trick Room. Per la Trick Room. L'avversario switcha, manda in campo il suo Incineroar. Fantastico. Fantastico perché mi dà l'opportunità di andare per un super power super efficace che boosta il mio attacco e la mia difesa. Quindi, io avversario, per cosa vai? Per un U-turn che mi ricordo pure questa notte. E fortunatamente sono andato a boostare la mia difesa, altrimenti chissà, chissà
Chissà se sarei riuscito a reggere una mossa simile. Fatto sta che il Destiny Bond può partire. Ok, l'avversario va subito per il first impression e mi butta giù, come se non ci fosse un domani. Magnifico questo da vedere, veramente magnifico. Chissà se il mio Carracosta può fare qualcosa quel Golisopod. Ci proverei comunque per uno Stone Edge, ma proviamoci. Proviamoci e vediamo cosa succede. Spikes da parte avversaria e fallisco la mia mossa. Magnifico, veramente qualcosa di magnifico questo da vedere. Andiamo per lo Shell Smash, voilà. L'avversario insiste con le sue Spikes, a questo punto Shell Smash mi permette di diventare molto veloce, cade la distorto zona e posso andare in sicurezza per Stone Edge. A questo punto però mandiamola a segno. Ok, colpiamo e shottiamo l'avversario, questo è magnifico, perché possiamo fare veramente male a questo punto all'avversario. Dunque, Steelix in campo. Non sono così pazzo da pensare che ho Liquidation basti, ma proviamo a colpirlo. E invece quasi lo shottiamo. Terremoto da parte avversaria mi porta allo Sturdy, questo fa sì che si attivi il mio Weakness Policy, e a questo punto uccidere l'avversario sarà un piacere. Insistiamo ancora con questa mossa, perché no, l'avversario non ha di sicuro mosse di priorità col suo Steelix, quindi possiamo andare serenamente per questa mossa. Dopodiché immagino entrerà in campo Hitmonlee con il suo bruciapelo a cercare di mettermi in difficoltà. Cacleon invece. Questo è interessante perché ho l'acquagetto dalla mia, so che tu hai mossi di priorità, ma ce le ho anch'io e stabbate e fanno veramente male. Anche le sue sarebbero stabbate naturalmente perché è il mutatipo, ma sti cazzi. Comunque, questo è veramente qualcosa di buono. Non entra ancora in campo quell'Hitmonlee? Questo Jolteon mi outspeeda comunque, quindi devo far partire l'acquagetto che fa un critico shot all'avversario, ma non penso proprio abbia influito in qualche maniera perché sono più 4 attacco. Guardate un po', 1038 d'attacco, bellissimo questa cosa da vedere, bellissimo. Veramente il suo Hitmonlee non ha bruciapelo? È quello che sta cercando di comunicarmi tra le righe l'avversario? E dopo un po' d'attesa l'avversario ha deciso saggiamente di andare a ritirarsi, quindi un Epic Sweep di Carracosta per iniziare direi che è veramente un ottimo modo per farlo. Comunque vediamo se siamo ancora così fortunati con la seconda lotta. Perfetto. Subito trovata la seconda lotta, direi che Ambipom è un lead molto probabile da parte avversaria. Con questa consapevolezza sarei quasi tentato di mandare in campo la mia Pupa. Perché no, mandiamola in campo. Buffalant da parte avversaria, proprio non ci ho preso per un cazzo questa volta. Andrei per le Steltrock comunque. E vediamo l'avversario per che cosa potrebbe andare. Forse per un terremoto? Probabile. Notare intanto che la palla è una Pokéball, comunque va per Head Charge, si prende il suo bel danno da recoil e a me sta soltanto bene questa cosa, inoltre io ho il riposo dalla mia, quindi è fantastico. Quanto danno mi ha fatto? Il 31%, quindi potrei andare addirittura per una tossina e dopo andare per il riposo. Fantastico, quindi avversario avvelenato, si prende il suo bel recoil a ogni botta e penso che sia in qualche modo o Scarf oppure Choice Band, quindi andiamo per il rest, ancora Head Charge a parte avversaria e a questo punto l'avversario si incazza di brutto. Io vado a dormire, vediamo se si attiva la mia muta, sarebbe fantastico. Si attiva. Fantastico, quindi torniamo subito in piena salute. Possibile switch avversario, quindi andiamo per la tossina. Anzi, quasi certo lo switch avversario, mi sentirei di dire. Eccolo. E quindi entra in campo Ambipom che prende danno subito dalle rocce e si prende una bella tossina in faccia. Ciao ciao Ambipom, è stato un piacere fare la tua conoscenza. Quindi, se ora andasse per il bruciapelo, sono solo cazzi suoi. Io vado per il terremoto, perché va a prendersi più danno lui dal veleno che per altro. Low kick da parte avversaria, la Life Orb, la tossina lo portano un po' giù e anche il mio terremoto diciamo che fa la sua bellissima parte. Quindi l'avversario se ne andrà KO se decide di mandarmi KO, altrimenti è costretto allo switch. Switch che potrebbe fare con un bel U-turn, decide di non farlo, va per il low kick un'altra volta e quindi si suicida. Fantastico, il mio Pupa ha fatto fuori due Pokémon avversari e ha settato le rocce. Direi, no, un Pokémon avversario, scusate, ma quasi fatto fuori Buffalant e settato le rocce, che direi che è molto molto buono. A questo punto James deve entrare in campo, Buffalant da parte avversaria. La Trick Room deve essere settata, in men che non si dica. L'avversario immagino sia più veloce di me. Giusto? No, io 200. Ah, ok, quella lì è la difesa speciale. Va per Super Power, fa un critico e a questo punto penso che gli restituirò la mossa, sapete? La tossina va a darmi una buona mano. Andiamo per il Destiny Bond, anzi, magari, perché no? Andiamo per questa mossa. Vediamo se l'avversario gli vuole ancora andare per questa mossa. Sì, lo fa. E quindi Super Power butta giù il Buffalant avversario. Non il mio, ma il suo stesso Super Power. Magnifico. A questo punto, con la Trick Room settata, potrei anche mandare in campo il mio Hell e vedere che cosa riesce a combinare. Dusknoir, vediamo da parte avversaria. Ora, una mossa di tipo spettro
è veramente super banale in questo caso. Quindi immagino che l'avversario faccia uno suicidio in uno dei suoi due Tauros o Cincino, giusto? Sono queste le tue intenzioni? E andai per un fuocobomba. Shadow Sneak da parte avversaria, invece, beccati sta fuocobomba dritta in faccia, bastardo. E quindi, che cosa fare? L'avversario è andato per lo Shadow Sneak. Io insisto col Fire Blast. Naturalmente non c'è motivo di fare altro. E quindi Shadow Sneak parte un'altra volta da parte avversaria. Duskmoor si ristabilisce la salute leggermente. A questo punto potrebbe entrare in campo Genio. Ma perché no? Mandiamolo in campo e andiamo per uno Shell Smash. Se quel cincino non ha il bruciapelo, sarebbe veramente la situazione fantastica della vita. Andiamo per Shell Smash comunque, vediamo che cosa succede. Non avesse bruciapelo o anche il Focus Sash. No, il Focus Sash va bene perché ho settato le rocce. Perché con un Seed Bomb mi massacra veramente. Flozzel comunque da parte avversaria. Stone Edge, per favore, non fallire. Anche perché quel pezzo di culo ci outspeeda, se no con un acquagetto in seguito. Se è full velocità, naturalmente. Low kick da parte avversaria fa sì che si incrementi ulteriormente il mio attacco. Per favore, non fallire. È fondamentale non fallire. E genio, non fallisce. Magnifico, siamo 3 contro 3. Siamo in una situazione abbastanza buona. Cincino entra da parte avversaria. Devo andare per l'acquagetto per forza, perché l'avversario è in grado di outspeedarmi nonostante io sia a più 2 velocità. Se avesse il bruciapelo, chissà se è sufficiente a buttarmi giù. Direi che l'avversario o non ce l'ha. No, direi che l'avversario non ce l'ha e quindi se ne va KO. Comunque, ci sono ancora due Pokémon rimasti da parte avversaria. Uno di questi è Tauros. Tauros che può comunque outspeedarmi. Dannazione, quanto sei lento, genio. Quindi facciamo partire un acquagetto anche questa volta. Purtroppo non è sufficiente a buttare giù il nostro avversario, che va per il Body Slam e quindi ci butta giù. Credili, è tutto nelle tue mani. Veramente tutto nelle sue mani. Andrei per il Giga Assorbimento, perché no? Body Slam da parte avversaria, fantastico, non paralizza e quindi riusciamo anche a ristabilirci parte della salute. Attenzione, se riuscissimo a fare una doppia vittoria con questo team per iniziare sarebbe veramente il top. Veramente il top. L'avversario va a perdere un po' di vita col suo ingresso in campo. Frisk va a trovare il mio Assault Vest, ma te che cazzo te ne frega del mio Assault Vest? Te frega niente. Facciamo partire un Giga Assorbimento e ciao ciao avversario, forse. Pain Split invece da parte avversaria, interessante questa cosa. Ci proviamo con lo Sludge Bomb, allora magari per avvelenarlo? Potrei farlo. Terremoto da parte avversaria, vediamo se lo Sludge Bomb avvelena, sarebbe magnifico. Ok, Poison, ah, quello che mi piace vedere. A questo punto, facciamo partire il Giga Assorbimento. L'avversario va per il Will-O-Wisp, ok, non mi interessa questa mossa. E l'avversario se ne va KO per via del veleno, quindi subito una doppia vittoria per noi. Direi che non c'era modo migliore di iniziare questo Poké Tuesday. Un Epic Sweep di Carracosta e una vittoria sudata contro Warbeast. GG a lui, comunque sia, se il video di oggi vi è piaciuto vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace. Ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto e soprattutto a condividere il video. Noi ci vediamo al prossimo, sperando magari di avere qualche Pokémon di settima gen. E niente, ciao ciao.